Fino al 27 gennaio il centro storico dell'Aquila sarà illuminato dalle luci d'artista, giochi luminosi che sono già presenti in molte città d'Italia. Il progetto è stato reso possibile grazie all'intervento della Camera di Commercio in collaborazione con il Comune dell'Aquila. Composizioni floreali, orsetti luminosi, aurore boreali, la cometa di 15 metri, alberi di Natale, carrozzi, cavalli, pacchi regalo, un albero in Piazza Duomo fatto con le sfere e non manca il mercatino di Natale dei commercianti, oltre alla pista del ghiaccio. Come vedete la piazza è piena di gente, di bambini con le loro famiglie e non solo di aquilani ma anche di tanti turisti. Sicuramente questo progetto sontuoso realizzato grazie al grande finanziamento, alla partecipazione e alla collaborazione della Camera di Commercio ha portato l'Aquila veramente al centro d'Italia e del mondo. Oggi non a caso la ditta che ha vinto il bando della Camera di Commercio appunto è la IREN di Torino, la stessa ditta che cominciò il primo progetto di luci d'artista proprio a Torino e poi ha proseguito per Salerno. Quindi ripeto, abbiamo cercato di rendere l'Aquila il suo nome e portarlo in auge in Italia e nel mondo. Bellissimo, è un tuffo nel cuore rivedere la città così piena, ma oramai ci siamo abituati perché è una città che risponde comunque sempre positivamente, che ha voglia di vivere. Devo ringraziare davvero Presidente della Camera di Commercio con tutta la sua struttura per averci fatto vivere questo momento davvero bello. Sono luminarie davvero all'altezza insomma di quello che merita una città che sta ricercando un pochino insomma la sua voglia di vivere.